Ciao a tutti carissimi amici, bentrovati a questa nuova puntata del Caffè della Fonte. Oggi siamo qui con un altro ospite meraviglioso che ci parlerà di un argomento molto importante, molto interessante e molto innovativo. È Quindi vero. siamo sempre fieri e orgogliosi di avere persone che come noi percorrono la via del risveglio, del contatto, dell'apertura verso nuove strade, nuovi orizzonti per il contatto interiore e il Esatto, risveglio. perché la via della spiritualità, la via della luce, senza la via della luce è difficile arrivare a un traguardo di serenità, di pace e di anche risveglio nel cuore interiore e anche nella vita di tutti i giorni. Quindi questa nostra amica oggi ci parlerà di un elemento meraviglioso che ci aiuterà a capire tante cose e aiuterà anche ad essere in una linea più dritta, più interessante, più vera e reale, per arrivare a comprendere che cos'è anche questa cosa che presenta. Non la diciamo perché la presenta da sola e si chiama Silvia. Esatto, Busoli. Ciao Silvia, ciao Silvia. Buonasera bentrovata. a tutti, che piacere avervi qui in queste modalità, anche se lontani, ma anche vicini, perché in altre occasioni non avremmo potuto connetterci, invece riusciamo in qualsiasi momento. Infatti, Quindi dobbiamo grazie alla ringraziare la tecnologia. tecnologia per tutto questo. Sì, io tra l'altro lavoro nella maggior parte dei casi proprio anche a distanza, più che mai adesso. E Esatto. questo è anche un beneficio, insomma, perché possiamo arrivare veramente ovunque. E questo è il nostro presupposto attraverso il Caffè della Fonte di far conoscere, grazie alla tecnologia, persone come Silvia, persone che hanno da portare un aiuto concreto e anche uno stimolo a una ricerca più profonda e significativa nei confronti della spiritualità, dell'amore, della luce, del contatto con noi stessi. Ci raccomandiamo ai nostri carissimi amici ed amiche che ci seguono da casa di farci e fare a Silvia tutte le domande sul caso, su tutto quello che lei andrà ad esporre e cliccate anche sulla campanellina che trovate durante la diretta, perché così riuscirete a ricevere altre notifiche delle dirette future che faremo. Esatto, di tutto quello che faremo nel nostro futuro. Assolutamente sì, e Così ora siamo lasciamo. sempre tutti in collegamento. Lasciamo la parola a Silvia. Prego, Silvia. Prego. Intanto grazie veramente di cuore per questa disponibilità a presentare questo argomento, ma è un bene reale anche fisico, per cui indispensabile in questo tempo. Ci presentiamo un attimo, mi presento, faccio un attimo la condivisione, riuscite a vederla? Sì. Benissimo. Allora io, come vedete, sono Silvia Busoli e sono piacevolmente qui a bere questo caffè di chiacchiere. Di Grazie acqua di anche noi. amante, perché parleremo anche di acqua di amante, e quindi ci sposteremo su un liquido che comunque serve anche per fare il caffè. Assolutamente. Assolutamente. Parleremo di acqua di amante, molti di voi probabilmente conoscono, forse non utilizzano, ma è un bene che serve, che è stato creato in questo momento. Molto particolare va utilizzata l'acqua diamante e da lì sono nate anche tante tecnologie di quinta dimensione che accelerano il risveglio. Quindi, proprio in questo momento di grande apertura, e come diceva Lidia, di via della luce, infatti, io gestisco un centro olistico che si chiama Erba Amica Luce, quindi siamo perfettamente in connessione. Da questo punto di vista, sono Silvia Busoli, esperta in Aura Soma, Master Reiki, fitoterapeuta, floriterapeuta, ricercatrice indipendente di medicina anche energetica. E negli ultimi anni ho trasmutato la mia attività di erboristeria in un centro olistico, appunto, Erba Amica Luce.
e negli ultimi 3 mesi ho anche attivato e fondato l'Accademia di Nuova Visione, che ha l'intento amplificato di portare conoscenza, saggezza con i nuovi paradigmi. Quindi a maggior ragione attraverso il progetto di Acqua Diamante, Steel Storm Stele, che significa Steel Acciaio, Storm Tempesta e Stele non ha un nome, non c'è un nome di questo tipo nel vocabolario, ma significa polvere di stelle. Quindi avete già capito che questo progetto, l'Acqua Diamante, arriva da altre dimensioni. Il mio lavoro è fondato da sempre sulla mia passione e accompagno le anime a sviluppare il proprio potenziale ed aumentare la propria consapevolezza con diverse tecnologie che ho imparato nei vari anni. Ho un'esperienza di oltre 25 anni nell'ambito sono partita con la fitoterapia, floriterapia, per arrivare alle tecnologie di quinta dimensione che occupano il 70-80% del mio lavoro, delle mie consulenze, adesso più che mai a distanza. Che cos'è l'acqua diamante? Sicuramente qualcuno di voi la conosce già, noi tra l'altro ci siamo visti in occasione dell'evento del 19 settembre qui e avete assaggiato e l'avete utilizzata a proposito l'acqua diamante? Sì, certo. Poi ci potremo confrontare su quello che avete sperimentato, perché è sempre bello avere un confronto, un risultato visibile anche, no? Quindi l'acqua diamante è un'acqua viva di sorgente che ha una frequenza vibratoria accelerata, pertanto risponde alle intenzioni. Sappiamo dalle ricerche di Masaru Emoto che, che l'acqua risponde, registra tutto ciò che viene immesso davanti al bicchiere prima di berlo e entra in risonanza. Poi vedremo qualche slide che dimostrano le ricerche di Masaru Emoto, che ha ricevuto anche un Nobel proprio a conferma di quello che accade all'acqua, anche un'acqua normale, che appunto registra l'informazione che gli viene immessa con il cuore prima di berla. Il creatore del progetto dell'acqua diamante Steel Storm Stele è di Joël Ducatillon. Lui nel 94 ha fatto 3 sogni, in realtà 3 canalizzazioni, dove ha ricevuto tutte le informazioni per produrre l'encoder DNA 850, che è questa fialetta, poi vi farò vedere anche dal vivo, anche, ma voi li vedete anche, giusto? Sì, sì, sì. Quindi io posso farla vedere. È una fialetta adesso grande così. Vedere meglio. Sì. E con questa io produco l'acqua diamante. Joël Ducatillon ha ricevuto le informazioni per produrre queste fialette, sono state distribuite in tutto il mondo. Quindi la terra è occupata da diversi operatori che hanno la possibilità di produrre l'acqua diamante. Con questa fialetta che si mette in un bicchiere d'acqua e si lascia 12 ore, semplicemente in una coppa o in un bicchiere di acqua, dentro l'encoder si copre per 12 ore e dopo 12 ore è tutta acqua diamante. Questo encoder contiene più di 15.000 codici che sono veicolati attraverso il suono, la scienza dei numeri e della musica e anche la geometria viva basata sul suono. Noi sappiamo che il suono crea e viene codificato all'interno di questo encoder tramite dei calcoli matematici, tramite dei circuiti di Lacovsky, tutto quello che è un aspetto di fisica quantistica su cui non mi soffermo perché comunque non sono una fisica quantistica. Ho chiaramente negli anni sperimentato e ho avuto molti risultati, molti mi hanno anche dato, potete anche vedere le varie testimonianze nel sito di Erba Amica Luce, dove
abbiamo dei risultati, quindi funziona. Poi è chiaro che la fisica quantistica non è ancora a un punto tale per cui noi possiamo comprendere come funziona, ma funziona perché il risultato c'è. Abbiamo avuto un primo passo con le ricerche di Masarao e Moto che scientificamente hanno comprovato appunto la validità della trasmissione nell'acqua di ciò che viene emesso verbalmente. Quindi vengono codificati all'interno codici ottenuti a partire da calcoli matematici tradotti in suoni che corrispondono a numeri e si vanno a programmare e a sistemare all'interno della fialetta ci sono dei filamenti di luce per cui si può riprodurre l'acqua diamante. Tra l'altro l'acqua diamante è stata replicabile nel momento in cui sono stati codificati 144 codici relativi all'alfabeto ebraico. Quindi in quel contesto lì, negli anni, è stato possibile duplicarla, poi vedremo come. Con la codificazione invece del fiore della vita, ha consentito di elevare la frequenza del DNA 850, permettendo così un'influenza positiva sul DNA cellulare. Quindi l'acqua diamante, bevendola, va a lavorare anche sul nostro DNA. Noi sappiamo che non usiamo completamente i nostri strati del DNA, anzi, appena forse due, e poi in modo molto si parla appunto che abbiamo veramente dei limiti in questo caso, non si sa quanti filamenti di DNA abbiamo, esistono, sappiamo anche che i bambini che nascono adesso hanno già dei filamenti in più, un DNA in più. Poi abbiamo questa domanda del tipo come avviene la registrazione, ho accennato poc'anzi. L'acqua registra la memoria della vibrazione della parola attraverso il cuore. Quando noi immettiamo l'intenzione nel bicchiere d'acqua prima di berlo, lo dobbiamo espandere in un contesto di preghiera, di intensa vocazione nei confronti di ciò che stiamo esprimendo, una vera intenzione col cuore. E in questo caso l'acqua è in grado di memorizzare perché risponde solo attraverso le vibrazioni del nostro cuore che emaniamo. Ecco, queste sono le foto dei cristalli d'acqua che probabilmente avrete già visto, che rappresentano gli studi di Masarao Emoto, in cui lui ha fotografato i cristalli, le molecole di acqua, immettendo nell'acqua la parola amore e gratitudine, vedete che i cristalli si formano in modo equilibrato, sono belli, armoniosi, mentre nel momento in cui inseriamo nell'acqua brutte parole negative, mi fai star male, ad esempio, la molecola dell'acqua risulta tutta scomposta. Vedete anche la parola acqua di Lourdes, la parola grazie, e sotto la parola Hitler è già un altro tipo di forma disarmonica. La parola amore, l'ultima foto, tutta bella in equilibrio. Quindi questa è una conferma visibile scientifica che è stata definita a livello di premio Nobel. Quindi è una dimostrazione di come l'acqua registra. L'acqua diamante si tratta di un'acqua di fonte la cui coscienza arriva dalla quinta dimensione ma anche da altri codici perché oltre anche da altre dimensioni anche perché oltre la quinta dimensione, la quinta di voi direi, è più una nostra necessità mentale di definire che siamo in quinta, sesta dimensione ma in realtà oltre la quinta, dalla quinta in voi le dimensioni si compenetrano. E quindi non c'è spazio, non c'è tempo, si può andare a vedere il passato, il presente, il futuro, è chiaro, a un livello di coscienza elevata. L'acqua diamante comunica, come dicevamo prima, con il nostro DNA cellulare e risponde con amore alle intenzioni che noi emettiamo verbalmente prima di bere l'acqua. Proprio perché al di sopra, come dicevo prima,
oltre la quarta dimensione, non esiste più polarità e lì avviene tutto. Come si duplica l'acqua diamante? L'acqua diamante si duplica in questo modo. Quando abbiamo una quantità di acqua diamante, tipo un bicchiere, aggiungiamo 9 bicchieri uguali dell'acqua che abbiamo. Quindi se abbiamo un bicchiere ne aggiungiamo 9 bicchieri di acqua buona e la lasciamo riposare per 2 ore in modo che le formazioni vengano acquisite. E dopo tutto acqua diamante. E questo è un passaggio molto importante perché molto spesso quando spedisco l'acqua diamante non viene compreso questo passaggio perché io spedisco 30 ml, bisogna aggiungere altre 9 quantità uguali. Quindi 9 volte 30 ml sono 270 ml. Quindi 9, bisogna aggiungere 9 quantità del flaconcino che si riceve, ok? L'acqua ha innumerevoli utilizzi e si può veramente donare all'infinito, principalmente alla terra, sappiamo quanto ne ha bisogno, perché l'acqua in ogni caso rigenera tutto quanto, tutti gli elementi con cui viene a contatto, quindi se la distribuiamo nella terra, le piante, i fiumi, i mari, gli oceani, tutti gli ambienti si rigenerano. Questa è la cosa più importante, la caratteristica più importante dell'acqua diamante, perché rigenera qualsiasi elemento con cui si viene a contatto, anche applicandolo sulla pelle, quindi si ringiovanisce, si rigenera la struttura dei nostri tessuti, della nostra pelle. Possiamo usarla per tutti gli usi domestici, dal cuocere della pasta al bere l'acqua in una caraffa da tenere sulla tavola e da ricaricare. Io nel mio contesto consiglio sempre di utilizzare una caraffa con una quantità di acqua diamante, se ne aggiunge sempre 9, si mette il piattino, dopo 2 ore diventa tutta acqua diamante. Quindi abbiamo una quantità di acqua diamante, 9 uguali, ok? Tipo un bicchiere più altri 9 bicchieri. E questa la teniamo sulla tavola. Comunque il codice il codice di rigenerazione è sempre 9, no? Esattamente. Sempre, quindi se noi abbiamo una quantità di acqua diamante tipo un bicchiere, se ne aggiungono altri 9. È chiaro che iniziamo a misurare più o meno la proporzione, certo. La vediamo. Magari lasciamo una quantità in più rispetto a quello che può essere un decimo, quindi teniamo un decimo di acqua diamante e poi la ricarichiamo, ok? Fino ad arrivare al 100%. Ok. Dopo 2 ore diventa tutta acqua diamante. Non ci sono limiti di dosaggi, si può bere all'infinito, la si può donare, anzi, siamo qui proprio anche per specificare che è da divulgare l'acqua diamante, perché, come abbiamo visto, sono innumerevoli i benefici dal punto di vista sia dell'ambiente esterno quanto invece per la nostra salute. È un'acqua viva, fresca e leggera. Quindi va, bevendola noi, va a rigenerare il nostro corpo. Si può conservare preferibilmente in contenitori di vetro, non creerà mai problemi né di crisi di eliminazione insopportabili e va a riequilibrare proprio totalmente, rigenerare il nostro corpo. Si possono usare per degli impacchi, per gli occhi, per le zone doloranti, si può mescolare ad una pomata. Chiaro che anche se facciamo una compressa per degli impacchi, è importante immettere sempre un'intenzione di antinfiammazione, di pronta guarigione, per velocizzare anche. Ecco, l'altra cosa importante, l'intenzione deve essere semplice, ben definita, quindi, e anche ordinare, cioè voglio trovare le soluzioni per questa problematica, questo dolore, eccetera. Voglio alleviare questo dolore. Ecco, lo si può mettere anche sullo spazzolino da denti, perché
ha un'azione disinfettante, cicatrizza, sfiamma, sempre inserendo l'intenzione. La cosa altrettanto importante, l'acqua diamante aiuta a potenziare la nostra crescita personale, quindi è uno strumento per aumentare la nostra consapevolezza. Oggi più che mai siamo proiettati nell'elevare le nostre coscienze, a elevarci per trovare soluzioni, perché le soluzioni ci sono più di 3.000 soluzioni in un istante, noi non le vediamo, ci lasciamo prendere magari dalla paura, dalla tensione e non riusciamo a vedere oltre. Invece abbiamo questa possibilità, utilizzando l'acqua diamante, di vedere oltre, di aprirci proprio a nuovi orizzonti, a nuove visioni, a nuove possibilità. Questa è la consapevolezza che serve più che mai in questo momento. Come dicevo prima, si possono trasmutare le tossine dell'ambiente, dell'elettrosmog, delle varie influenze che ci stanno attraversando, che ci stanno mettendo a dura prova. Perché all'interno di noi abbiamo diverse... abbiamo dei meccanismi nostri, della nostra personalità, che spesso prendono il sopravvento, quindi entriamo nella paura, entriamo in vecchie situazioni, memorie che ci manipolano, quindi l'acqua diamante ci aiuta anche a trasmutare le nostre memorie cellulari, che ci portiamo dietro da generazioni, ci portiamo dietro dalle nostre abitudini, dai nostri condizionamenti. Anche questo, l'acqua diamante, più che mai, ci aiuta a velocizzare questa crescita personale. Quindi l'acqua diamante viva serve per accrescere il nostro discernimento riguardo all'itinerario previsto durante la nostra incarnazione. Noi siamo qui per sperimentare, per fare esperienza, e la possiamo fare con dolore o con consapevolezza. Attraverso l'acqua diamante, l'utilizzo dell'acqua diamante costante, possiamo vedere con consapevolezza che ci sono delle altre soluzioni. Quindi ci possiamo far guidare velocemente, magari nel scegliere meglio le nostre relazioni, le nostre scelte professionali, d'abitazione, dove andare a vivere, eccetera. Riusciamo a prendere delle decisioni molto più consapevoli rispetto a una situazione. Quindi diciamo, Silvia, sì. Scusa se ti interrompiamo, far entrare l'acqua diamante nella quotidianità della nostra vita, sì. Non solo nella necessità di trattare un nostro malessere, una nostra disarmonia, ma bensì coadiuvare quella che è poi la necessità di acqua del nostro corpo quotidiano con l'acqua diamante, diventa poi una piacevole abitudine che poi anche inconsciamente, ma come dicevi tu, meglio sempre con l'intenzione, diventa qualcosa che dentro di noi si armonizza sempre di più e diventa, sì, anche un'abitudine, se vogliamo. Sì, assolutamente, più che mai adesso, perché comunque stiamo vivendo un momento molto particolare dove tendiamo a scendere più che a salire, perché dobbiamo fare un grande sforzo per elevarci, se no ci eleviamo, e questo ormai lo sappiamo, è risaputo, quindi dobbiamo integrarlo più che mai nella nostra quotidianità, come questo mio consiglio, una mia personale esperienza, ma... E l'acqua diamante la conosciamo, io sono tanti anni che la distribuisco, e tra l'altro è stata creata per questo momento, perché Joël Ducatillon nei suoi libri la definisce l'acqua del XXI secolo, e noi siamo qui che stiamo trasmutando in questo tempo, insieme chiaramente a tutte le varie difficoltà di discernimento e di elevazione, di percorsi spirituali. È un grande aiuto, veramente, è molto più semplice, è molto
più, e chiaramente dipende sempre dal livello di coscienza in cui ognuno di noi si trova, però ci aiuta a soffrire meno. E tutto diciamo più, che non c'è più bisogno di andare a riprendere vecchie dinamiche o lavorarci sopra, vengono trasmutate, le memorie vengono trasmutate in automatico. Anche perché non abbiamo quasi più tempo neanche di meditare, cioè se non abbiamo una missione, se abbiamo... Però i ritmi in generale sono veramente intensi, no? Mi credo che sia abbastanza scontato quello che sto dicendo, però abbiamo gli strumenti anche per velocizzarci. Anche perché l'acqua, quando alla fine, è molto inquinata in questo tempo. Un po' da tutto, dalle intemperie, proprio dall'atmosfera e tutto, ma anche dai nostri pensieri, no? Cioè, da come siamo, da come si svolge la vita, da come siamo fatti in questo tempo. E quindi l'acqua è proprio inquinata da noi stessi. Da questi pensieri pesanti. Anche lo stesso rubinetto, sì. Secondo me, se gli fai un'intenzione, una preghiera, magari risente questa stimolazione, perché veramente ne abbiamo tanto bisogno, perché l'acqua è sovrana, è la vita. Assolutamente, noi siamo composti in base all'età dal 70-80% solo di acqua, quindi abbiamo già confermato l'importanza dell'acqua. Esatto, e quindi penso che sia una cosa, quella che tu fai, veramente straordinaria. Veramente. Grazie, io la spedisco, grande. Chiaramente chi viene a prenderla qui è gratuita. E nel caso in cui si è lontani si pagano le spese di spedizione e di preparazione, che sono 15 euro, che però vale la pena. Molti mi chiedono e io la spedisco nell'arco di qualche giorno. Perfetto. Una bene, cosa un molto servizio. Interessante, giusto questa informazione, è molto giusto. Ma poi bella questa cosa che è qualcosa di gratuito, quindi è un dono che abbiamo ricevuto da un elemento, nel suo lato divino, abbiamo capito oggi, si è elevata la coscienza per arrivare a comprendere l'importanza di questo dono divino che è l'acqua e l'energia racchiusa dentro l'acqua. E che venga dato così gratuitamente è veramente fantastico. E poi magari è la volta buona che impariamo a rispettarla di più. Esatto. Visto sì. Considerato che attraverso queste informazioni è necessaria. Esattamente. L'acqua purifica, trasmuta, rigenera tutti gli elementi con cui viene a contatto, ma anche... Se diamo per esempio l'acqua ai nostri animali, al nostro gatto, tra l'altro il gatto ha una sensibilità, come sappiamo, molto più attiva rispetto magari a qualche altro animale, ma hanno la sensibilità, se si preparano due ciotoline, una di acqua diamante e una no, vanno solo a bere in quella dell'acqua diamante. Quindi riconoscono che l'acqua la vibrazione. È sì, sì. Che ha una frequenza vibratoria diversa, esatto. Più viva. Essendo in connesso con il mondo ultraverso, il gatto riesce a percepire le vibrazioni, quindi sente che c'è qualcosa in quella ciotola che nell'altro non c'è. Esattamente. Non a caso è il simbolo che segue la strega, il gatto, esatto. No? C'è qualsiasi strega ha un gatto. Poverino, ha preso un'accezione un po' troppo negativa, però è così, va dove c'è l'energia. È sempre esistita. Sono credenze riservate, chiamiamole così, poi esatto. Chi vuole approfondire è importante che si approcci studiando e verificando personalmente, perché è chiaro che negli anni c'è stata ignoranza, ma la magia non esiste. Esiste una scientificità, è più scientifica la magia che nella
la scienza da un certo punto di vista, anche perché quando il risultato c'è, è chiaro che noi non abbiamo ancora la mente, la scienza non è ancora abbastanza pronta per poter spiegare certi fenomeni. È vero. Ha bisogno di una tangibilità differente. Esattamente. Adesso è il momento in cui dobbiamo diventare tutti spirituali, perché esatto. È una parte che è stata trascurata a livello sociale, è stata dimenticata, volutamente o meno, non entriamo in merito. È chiaro che è modo questo momento che stiamo vivendo per elevarci e conoscere anche la spiritualità. Noi siamo fatti di mente, di emozioni, di fisicità, di spiritualità. È vero, bisogna ritornare agli antichi, di quando la spiritualità era la nostra via primaria. Esattamente. Quindi l'acqua diamante ha questo effetto di velocizzare, aumentare il livello di consapevolezza, per trovare nuove soluzioni alle proprie dinamiche da sviluppare, che sia proprio anche una questione personale, quotidiana, lavorativa, di relazione, di cura, perché se abbiamo bisogno di curarci, ci chiediamo, cioè non è che l'acqua cura, ecco questo è importante, ma ci aiuta a trovare le soluzioni, perché ci amplifica la visione, la consapevolezza. Ecco, se magari qualcuno vuole fare qualche domanda. Allora, guardiamo se abbiamo ricevuto qualche... Sì, qualche domanda c'è. Allora, Marisa, ciao, ti chiede... Ciao Silvia, l'acqua diamante interagisce sulla nostra parte divina, cioè sull'anima? Assolutamente, lavora a livello intercellulare del DNA. L'anima, anzi, quando io faccio i trattamenti, è l'anima che chiede di fare un trattamento, ad esempio. Non è la mente, quindi si interagisce con l'anima, assolutamente sì. Altra domanda, Paola, da dove deriva l'acqua diamante? Chiedo scusa, forse l'hai già spiegato, ma non l'ho capito bene. È un progetto che è stato canalizzato da Joël Ducation nel 94 attraverso tre sogni, in realtà sono appunto tre canalizzazioni, in cui ha ricevuto le informazioni per fare l'encoder, la fialetta DNA 850. E con questa fialetta si fa l'acqua diamante. Al momento non abbiamo altre domande, direi di proseguire Silvia con... Sì, va bene, il progetto infatti ha continuato a svilupparsi negli anni. E inizialmente non si sapeva cosa servisse questa fialetta. Poi Joël ha ricevuto le informazioni che servivano a produrre l'acqua diamante, ma anche a fare trattamenti personalizzati, individuali, innovativi sulle persone. Quindi sono nate le tecnologie di quinta dimensione. Il primo trattamento che è stato proposto si chiama PMT, e si usano gli encoder, 5 encoder si utilizzano per fare questi trattamenti alle persone, ma se ne sono delle altre, Fire Act Activation, come vedete qui, la QSP, invece in questo caso si utilizza una tavoletta di shungite con un cristallo, e questa è l'unica tecnologia di quinta dimensione, sempre stata comunque canalizzata da Joël Ducation, in cui non si usa l'acqua diamante, l'encoder, mentre negli altri, nella BioD per IPR, questa è l'ultima, la pole inversion, si utilizzano sempre queste fialette. Andiamo velocemente a vederle.
perché sono tecnologie in cui si lavora in quinta dimensione, rimanendo qui, non è che però si va in altre dimensioni come magari possiamo pensare che non siamo presenti qui, no, no, continuiamo a parlare così, però si lavora in quinta, in un campo eterico. Allora, come? Scusa Silvia, ti interrompo un secondo, abbiamo Isabella Pilenga che ti saluta, ci saluta, salutiamo anche lei. Ciao, ciao Isabella, ciao. Dice, so che esiste la pietra diamante, è possibile informarla da noi stessi con l'acqua diamante? In caso, come si fa? Sì, allora c'è una procedura che si può trovare anche online, o comunque la spedisco, oppure spedisco direttamente già la pietra diamante. È una procedura tutto sommato semplice, in cui si mette l'intenzione che quella pietra è pietra diamante. È chiaro che bisogna avere un livello di consapevolezza di un certo tipo, perché se interferisce la mente non succede, cioè ci rimane il dubbio, no? È una questione di fede superiore, voi probabilmente qui mi potete aiutare a trasferire questo concetto, in cui ciò che è, cioè io, se io dico che la pietra, questa pietra è e diventa pietra diamante, è chiaro che non è possibile, mi rendo conto, trasferire questo concetto per tutti nella propria consapevolezza. Ma fondamentalmente è così. Io posso anche prendere un bicchiere d'acqua normale e definire che quest'acqua è acqua diamante, senza nemmeno usare l'incognito. La procedura. Certo, perché diciamo giusto che... per dare un senso di quello che vorrei esprimere. Comunque, io posso spedire anche le pietre diamante, che sono state caricate da me, ho scelto... E sono andata, tra l'altro, il giorno in cui ho deciso di fare queste pietre diamanti, sono andata verso la sorgente del fiume Panaro, perché da qui passa il fiume Panaro, e magicamente ho trovato solo delle pietre a forma di cuore. È stata una magia, me la ricorderò sempre questa esperienza, perché ovunque mettevo nel letto del fiume Panaro, guardavo, vedevo solo delle forme di cuore. È stata una magia veramente. Incredibile. Com'è? Incredibile, ho detto. Sì. È bellissima questa cosa. Di esatto. Fatto, e quindi capite la missione. Ma voi non vi devo insegnare niente, nel senso che non è per tutti apprendere, cioè sembra una favola, sembra una magia, ma è accaduto proprio. E ogni volta che io lavoro con l'acqua diamante o faccio un trattamento, è una magia. Io posso confermare, condividere che ogni volta che faccio un trattamento il risultato c'è per quella situazione, per quel livello di consapevolezza, di coscienza. E poi ognuno di noi è diverso, quindi io vi invito veramente a utilizzarla, l'acqua diamante, a sperimentarla, a berla, a immettere l'intenzione, anche a non immetterla, perché comunque l'acqua diamante è intelligente. Ho spedito non saprei dire quanti pacchi di acqua diamante, ma sono arrivati tutti a destinazione, tutti, considerando che le poste non è che sono proprio efficienti ultimamente, tra l'altro abbiamo anche dei disagi, e quando io spedisco, faccio il pacco, c'è scritto ci saranno dei ritardi dovuti alle intemperie, eccetera, ma arriva sempre l'acqua. Arriva sempre. È una magia anche questa. L'intenzione è alta, quindi viaggia ad altri livelli, non viaggia solo col corriere. Sì, sì. Mi è capitato una volta o due che il corriere non è passato, quindi ho dovuto rifare la spedizione, ecco il massimo. Però è arrivata, cioè non è ancora partita da qui, perché non c'era la corrente energetica giusta, per cui il corriere poteva passare proprio quel giorno in cui avevo chiesto il ritiro. Ma è ripartito il giorno dopo, insomma. Perfetto, perfetto. Allora, vi racconto questa PMT, che è una tecnica straordinaria, perché veramente quando uno fa questo trattamento esce già alleggerito
finito il trattamento. Cioè, energeticamente noi abbiamo un'aura, no? Sappiamo, in cui ci sono delle egregore, degli ammassi di energia che negli anni, ma anche nelle vite precedenti, sono stati accumulati. Quindi noi viviamo e camminiamo nella vita, nella quotidianità, molto appesantiti. E questa tecnica, la Pyramidal Memory Transmutation, che significa trasmutazione delle memorie a livello piramidale, va a trasmutare queste, con gli encode, poi c'è un video, chi vorrà vedere, c'è il video per come funziona proprio anche a distanza questo trattamento. Comunque si va con gli encoder, vado a trasmutare intorno all'aura della persona queste memorie che noi abbiamo, e la persona esce molto molto più alleggerita. Si crea un campo, la persona rimane qui all'interno di questa stanza e gli encoder vengono posizionati sotto la sedia, uno di fianco e uno sull'altro lato, dietro e davanti, e a livello eterico si creano queste quattro stanze. Due stanze rappresentano il presente di questa vita, il maschile e il femminile, dietro il maschile e il femminile delle vite precedenti, perché come dicevamo prima, in quinta dimensione non c'è spazio e non c'è tempo, e quindi c'è tutto quello che era le vite precedenti e quello che è questa vita. E si crea un campo morfogenetico che è indicativamente largo 20 metri, alto 20 metri, ma scende anche sotto terra, sotto il pavimento in cui sto operando, e si forma una piramide sopra e una piramide sotto il pavimento, quindi un diamante, un tetraedro. E questo si riferisce alle scoperte di fisica quantistica dell'entanglement, ovvero dove c'è una permanenza di una relazione tra due particelle subatomiche poste a distanza. Quello che accade in una dimensione accade anche qui, quanto in alto, quanto in basso. Quindi, in questo contesto eterico di campo morfogenetico, con gli encoder si vanno a trasmutare, proprio ad aspirare, diciamo così, con queste fialette. Io ne uso due alla volta e vado ad aspirare intorno all'aura della persona le memorie cellulari contenute nell'anima. Quindi, anche rispondendo alla signora di prima, si lavora, sì, assolutamente, è l'anima che sceglie di fare questo trattamento e di trovare la strada giusta, di trovare il momento. È l'anima, non è la mente. Certo. A proposito, queste memorie ci appesantiscono e quindi ci fanno sempre cadere nelle stesse esperienze di vita, sempre le stesse dinamiche, non riusciamo magari a trovare l'appartamento, la casa giusta, la relazione giusta, il lavoro giusto, perché è come se continuassimo sempre a ricadere nelle, cioè no, non è che sembra, è proprio così, mi sono espressa male. A proposito di memorie, Silvia, mi collego alla domanda che ti sto per fare, che è di Elide, che salutiamo, e ti chiede: per caso l'acqua diamante può modificare il nostro karma? E qui, assolutamente, a proposito di memorie. Siamo noi che creiamo il karma, quindi siamo noi che attraverso il nostro pensiero creiamo costantemente il karma. Quindi noi possiamo usare la mente, l'informazione, e andare a lavorare sul nostro karma, chiamiamolo karma, quotidianità, i nostri pensieri, la nostra evoluzione, la nostra crescita personale. Altra domanda, Enrica. È possibile in breve sapere che cos'è la quinta dimensione? Sì, allora abbiamo la prima dimensione, che è una dimensione, diciamo, solo in una direzione, no? La prima, è quella che ci vede esistere, ma non ha una consapevolezza. Poi abbiamo la seconda dimensione, che
la larghezza, diciamo così. Poi abbiamo la terza che è la profondità. Quindi abbiamo il punto della prima dimensione, la linea della seconda dimensione, lo spostamento, la crescita sempre maggiore della consapevolezza per arrivare alla quarta dimensione, in cui abbiamo anche la consapevolezza di altri aspetti più sottili e così via, fino ad arrivare a un'evoluzione di chissà quante dimensioni che noi non siamo ancora in grado di elaborare. E quindi la quinta dimensione è, come dicevo prima, una compenetrazione di aspetti dove in cui non c'è più spazio, non c'è più tempo. È un dove si compenetrano tanti elementi, dove non è che andiamo, anche quando faccio i trattamenti, come dicevo prima, non è che andiamo in un contesto di non presenza, però in quello stato c'è tutto, c'è il passato, c'è il presente, c'è quello che serve in quell'istante. È un po' difficile da spiegare, come è difficile spiegare cosa accade durante un trattamento, anche perché ogni trattamento è diverso, ogni persona è diversa, ogni percezione è diversa, quindi spiegare cos'è la quinta dimensione è un po' difficile. Sì, diciamo che è chiaro che ci sono dei riferimenti mentali. Magari anche Lidia, quando lei si connette, entra in una quinta, sesta, settima dimensione, no? Magari sì, lei è vero. Cioè, per me la quinta dimensione, o la sesta, insomma la settima, quello che è avere una parte di te che, come dire, che si mette nel silenzio, nella predisposizione di lasciare accadere quello che deve accadere, e di conseguenza non ti accorgi, perché entri in uno stato tuo interiore dove veramente non c'è più la dimensione, perché sei in una condizione dove tutto è leggero, tutto è diverso, tutto è impalpabile. E quindi poi avviene questo contatto, questa situazione che penso che può essere un facsimile anche quando ognuno di noi entra in contatto vero, nello stato di coscienza, con l'acqua di luce. Perché appunto, come dicevi prima, noi siamo composti di acqua. Quindi è come dire che questi due elementi, uno nel livello materiale che siamo noi e uno in quello che è l'acqua, quella dell'elemento che comunque non è così pesante come quella che abbiamo noi interiormente, insieme si fondono e creano questo miracolo di fusione, di interazione, in un qualche modo vince l'acqua della, come si dice, dell'elemento, perché va ad interagire con l'acqua del nostro corpo, che comunque è sempre molto bisognosa di ricevere quell'energia, quel linguaggio che comunque le è necessario per tutta la vita di un individuo. Io non riesco a spiegare come faccio a fare questi trattamenti. Se qualcuno me lo chiede, non so come farli, come faccio, perché arrivano le informazioni. Ma Joella all'inizio, anche lui non sapeva come utilizzare questi encoder. Poi noi operatori abbiamo cominciato, in base anche alle indicazioni di altri operatori che avevano sperimentato, a utilizzare un metodo, una tecnica, ma alla fine io ho imparato a usare il mio metodo. Brava, anch'io. Come tu usi il tuo metodo, esattamente. Esatto. E quindi si entra in uno stato di coscienza in cui le informazioni che servono in quel momento arrivano a voi per scrivere, per disegnare, per illustrare,
ma non si può spiegare. Io non so, molte adesso le faccio a distanza questi trattamenti, mai visto, mai conosciuto una persona dall'altra parte, mai vista, mai riesco ad avere le informazioni di ciò che va a trasmutare. Poi probabilmente qualcuno è in linea, sicuramente può portare qualche testimonianza di ciò che accade magari durante... Io non vedo la chat. Sarebbe bello se qualcuno che ha già sperimentato attraverso di te questa esperienza potesse portare una sua piccola testimonianza. Comunque crediamo che quello che Silvia non si può spiegare è molto più reale di quello che la nostra percezione può carpire dalla realtà stessa. Però il fatto di non poterlo spiegare è un limite mentale. Esatto. Non è più un limite né oggettivo né soggettivo. Ecco, nel vostro caso voi almeno scrivete, cioè si materializza nella scrittura, nell'illustrazione. E si vede, la persona che viene trattata lo vede nella quotidianità, nei fatti. Esatto. Ed è una meraviglia, o comunque io non conosco la persona d'altra parte, ma è proprio quel problema che stiamo sviluppando che all'anima serve. Esatto, esattamente sì. E beh, il trattamento che fai tu è una scrittura a livello energetico, quindi di fatto comunque... Tu lavori sempre e comunque sull'anima di una persona e la stimoli a mettersi in connessione con il proprio corpo macchina e a trovare la sinergia giusta. Quindi di fatto anche la tua è una scrittura. Però come noi non sappiamo spiegare da dove arriva l'intuizione della penna che scrive, tu non potrai mai spiegare da dove ti arriva l'illuminazione del gesto, del pensiero, dell'intenzione. Anche le visualizzazioni, io vedo delle visualizzazioni, certo. Bellissima, mi piace questa, è una sorta di scrittura anche la mia, bellissima, grazie. Ah, certo. Prego, prego Silvia, prego. Micaela ti chiede, sapete dove si possono trovare gli encoders? Allora, gli encoder al momento non vengono più prodotti, però si possono trovare se qualcuno decide di venderli. Tra l'altro si acquistano allo stesso identico prezzo che li ho acquistati io anni fa, i miei primi encoder li acquistai intorno agli anni 2000 e hanno tuttora lo stesso costo. Comunque sul sito Liberamente Servo c'è una sessione dove qualche volta qualcuno vende gli encoder. Grazie, grazie Silvia. Non c'è nessuno che ha una testimonianza? Se no, possiamo leggere anche le testimonianze che ho nel sito, perché magari... Dai, volentieri. Al momento qui sulla chat non c'è nessuna testimonianza. Allora, vediamo se riesco a condividere. Vedete la condivisione? Allora, vediamo. No, non riusciamo a vederla. Forse il programma non te la fa condividere. Devo cambiare la condivisione, però. Comunque, al di là che intanto che tu cerchi, ci racconti come ti sei accorta di avere proprio così una passione per l'acqua. Allora, è successo tutto in modo magico, perché il mio compagno aveva scoperto questa tecnica, questa PMT, e le andava a fare a Milano. Io lo accompagnavo, ma a me non in quel tempo dovevo fare altro, non ero attirata per niente, fin tanto che questa signora venne a trovarci e in quell'occasione mi fece una prima PMT. Anche io rimasi entusiasta. La settimana dopo comprai gli encoder e avevo giusto l'importo giusto per acquistarli, quindi per me mi arrivava un messaggio. È una conferma. Da allora
Io non so quante PMT trattamenti ho fatti, veramente tantissime, ho diversi contenitori con tutti i trattamenti. E da allora io l'acqua la distribuisco da sempre, e più che mai. Adesso ecco una cosa che consiglio: di leggere il libro di Joël Ducation. Chi me lo vuole chiedere lo invio gratuitamente via email, o comunque lo si può trovare perché parla di questi tempi. Probabilmente tu lo saprai già, Silvia. Per noi è un condividere quello che il grande maestro ci ha portato nei suoi scritti a proposito dell'acqua. E questo breve aneddoto risale al tempo di Atlantide, a quando l'acqua, fonte di vita, ma era fonte anche di tecnologia, fonte di guarigione. Di fatto è un principio che non stiamo scoprendo oggi, ma bensì lo stiamo rispolverando oggi attraverso il risveglio di coscienza, come dicevi tu prima. Quindi quello che tu stai facendo è un ripercorrere, come noi, come tanti altri operatori, una strada già tracciata da migliaia di anni, e purtroppo l'oblio, la chiusura, l'ignoranza hanno ottenebrato queste capacità che facevano parte di un tempo meraviglioso dove quello che tu stai facendo era la normalità, era la quotidianità e non aveva bisogno di essere spiegata. Non c'era bisogno di spiegare niente. No. Perché la naturalezza del contatto con gli elementi, sì, con la sacralità era normale e naturale. Esatto, io probabilmente rispondo anche alla domanda prima di Lidia. Io ho avuto una connessione fortissima con Atlantide nel 2012. Finì di leggere un libro e decisi di andare alle Hawaii da sola. Sappiamo che le Hawaii sono un punto di Atlantide molto, molto intenso, quindi la connessione con Atlantide è molto forte. In quell'epoca lessi questo libro e feci anche un weekend di canti lemuriani, probabilmente mi si attivò la memoria lemuriana atlantidea, e io dopo un mese, in marzo del 2012, ero da sola dall'altra parte del mondo, io non sapevo neanche dove fossero le Hawaii, cioè proprio. Però trovai la modalità, erano i primi anni in cui si poteva prenotare anche online e quindi spesi anche poco, e tutto si infilò in modo magico. Incontrai i miei genitori di una vita precedente in tale occasione, e qua potrei raccontarvi un'altra domenica di Caffè alla Fonte. La faremo? È interessante, è molto interessante. La connessione di anime. E organizzo viaggi, da allora io organizzo viaggi alle Hawaii, ho organizzato 6 viaggi. E arrivano e si parte con, io lo chiamo viaggio incontro d'anime, e si parte sempre con un gruppo di anime che già ci conoscevamo. Bellissimo, bella esperienza. È un'esperienza magica, perché esiste tanto altro. Infatti mi hai creato questa connessione con Atlantide, è molto. Confermo questa consapevolezza proprio dell'acqua diamante legata ad Atlantide. Sai, non l'avevo mai, perché io lo considero una parte ormai talmente dentro di me che non l'avevo legato. Appunto, perché tanto dentro di te la sei trasportata nella tua memoria fino al momento in cui è stato giusto e doveroso e tirarla fuori, metterla in atto per le persone di cui la vogliono, insomma, che, sì, per chi la vuole. È straordinario. Sì. Anche perché in Atlantide ognuno di noi era nell'acqua
ogni volta che lo volevamo. Cioè, non è che c'era un momento per entrare nell'acqua o per usarla o per trarne benefici. Era lì, sempre lì. Ogni cosa era all'interno dell'acqua e quindi... E poi non dimentichiamo anche spettacolo. I cristalli e i diamanti utilizzati per potenziare le particelle dell'acqua e renderle nella realtà della nostra vita umana come una realtà formabile e trasformabile in tempo reale, perché essendo noi, come dicevi tu all'inizio, 70-80% composti di acqua, quando tu vai ad agire sull'acqua, quindi su questo liquido che è contenuto non solo nelle falde acquifere o nei mari e negli oceani, ma è dentro di noi, c'è quasi più acqua che tutto il resto delle sostanze minerali, vai ad agire su delle particelle che possono essere espanse all'ennesima potenza. Quindi c'è proprio una dilatazione spazio-temporale che avviene dentro di noi, dentro l'essere umano. E noi ad Atlantide questa espansione energetica la vivevamo proprio nella dimensione della quotidianità. Sì, poi è una vibrazione forte. Fortissima. Che riceve il nostro corpo al contatto con l'acqua. E... infatti noi stiamo, il nostro corpo è creato per la maggior parte di carbonio, quindi il 666, mentre stiamo viaggiando verso il 999, stiamo capovolgendo questa frequenza numerica che è 999, che è il silicio contenuto nel silicio. Esatto, per forza. Quindi noi è un nostro percorso proprio evolutivo di cambio di frequenza da questo 666 per andare verso il 999. Adesso, quindi a maggior ragione beviamo acqua diamante perché è contenuta questa frequenza del 999. In questo momento di grandi coinvolgimenti. Sì, io non voglio troppo questo argomento, ma ci siamo capiti. Però lasciamelo passare, di grandi sconvolgimenti, sì. E anche il corpo ne risente, ne risentirà. Infatti dobbiamo cambiare il DNA, il nostro DNA deve cambiare perché altrimenti ci leviamo, non riusciamo a vivere in questo cambio di frequenza. Lo faremo in base all'acqua. L'acqua sarà uno degli elementi trasformativi di questo tempo, sì, assolutamente. L'acqua purifica, porta via, no? Il fiume che scende... non trova nessun ostacolo, scende, basta. Le nostre emozioni sono quindi contenute nell'acqua, quindi emotivamente noi dobbiamo trasmutare le nostre emozioni e entrare in una dimensione, nella quarta dimensione in cui c'è il discernimento, c'è il cuore, c'è la disponibilità, ci sono altri paradigmi per cui dobbiamo imparare a vivere con modalità e frequenze diverse. Esatto. Non sarà molto facile, ma ce la faremo. Sì, ce l'abbiamo già fatto, non c'è spazio e non c'è tempo. Brava. Ce l'abbiamo già fatto. Sì, abbiamo un'ultima domanda, poi una domanda così all'ultimo minuto. In chiusura di questa fantastica diretta, di questo fantastico incontro con te, Silvia, che hai saputo portare l'acqua diamante in una dimensione così quotidiana, se vogliamo dirlo, dove non ci deve essere né paura né fraintendimento, ma semplicemente prova e basta. E forte coraggio. E forte coraggio. Un altro aiuto divino è arrivato. Massimo ti chiede, è corretto dire che l'acqua diamante proviene da mondi cosiddetti oltreverso? Assolutamente sì, perché Joël Ducatillon ha ricevuto queste informazioni come creare l'encoder da altre dimensioni. E, è chiaro che non è comprensibile per tutti che lui ha realizzato queste tecnologie già nel 94, non sapeva nemmeno lui cosa fa. È stato scelto, lui essendo un musicista, aveva gli strumenti giusti per codificare
queste fialette, perché il suono codifica questi filamenti all'interno della fialetta. Okay. E si parla di... sono tecnologie di altre dimensioni, noi chiamiamole di quinta, ma in realtà chissà da quale universo multiverso. Da quale multiverso vengono? Aggiungono, chi lo sa, chi lo sa. Assolutamente. Chi lo sa. Abbiamo però gli strumenti e sono veramente efficaci. Vediamo l'acqua diamante quando qualcuno deve fare delle cure particolari, deve fare dei test particolari, bevete acqua diamante per trasmutare le frequenze basse. E lo faremo. Grazie Silvia, grazie, grazie infinite. Grazie cara, grazie. Rimango a disposizione per qualsiasi informazione con le mail Erba Amica Luce. E non so se vuoi lasciare anche il telefono, non so se c'era, comunque mi potete contattare via WhatsApp al 347 46 21 471. Comunque Erba Amica Luce, trovate tutto. Ok, dopo se vuoi Silvia scrivere queste informazioni nella chat della diretta, così le persone le possono copiare, anche finita la diretta lo puoi fare. Comunque. Ok. Va bene. Bene, grazie infinite, davvero. Grazie, e ci vediamo presto. Ci vediamo presto, a presto carissima. Grazie. Ciao e di buon tutto. Proseguimento di domenica. Buona grazie domenica. Anche ciao. Voi per questa opportunità di diffusione, perché è un bene per l'umanità. Grazie. Grazie, grazie, grazie. Grazie, grazie. Signora, grazie. Bene, carissimi amici ed amiche, grazie di averci seguito, della vostra interazione, delle vostre domande, della vostra curiosità. Siamo stati molto bene insieme. Devo dire che ci ha lasciato e ha lasciato anche le persone a casa molto a bocca aperta, perché le domande oggi sono state poche, perché tutti hanno seguito quello che Silvia stava raccontando, molto incuriositi, e come dire, ma cosa sta... dicendo. Succedendo, cosa sta dicendo, qual è questa nuova tecnologia che sembra così molto semplice, ma sì, quasi inverosimile, esatto. Eppure è in di un elemento che ognuno di noi ha a portata di mano, ma proprio non dobbiamo fare nessuna fatica se non credere che quell'elemento che ognuno di noi ha è magico e divino, è potente e può interagire insieme a noi e insieme alla nostra vita. È proprio stato bello avere in casa questa informazione, queste notizie che ci hanno tanto arricchito. Quindi grazie Silvia di quello che ci hai dato, grazie a voi tutti che avete partecipato a questo Caffè della Fonte. E una buona domenica e un buon proseguimento. Grazie davvero a tutti. E a più tardi. E ci vediamo più tardi per chi vorrà sul gruppo La Richiesta agli Angeli, dove io e Lidia faremo la diretta come consueto la domenica alle ore 20. E non dimenticate di cliccare sul campanellino durante la diretta per ricevere le notifiche degli altri caffè, degli altri appuntamenti insieme a Lidia, insieme ad Hermes e a tutti voi che ci seguite, chiaramente. Grazie di nuovo. È vero, di nuovo. Ciao. Grazie, grazie, grazie. Ciao, 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 ciao.